Ciao a tutti che ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a vedere la tendenza meteo per i prossimi giorni, perché ci sono importantissime novità. Come già previsto, qualche giorno fa, in questi giorni la temperatura è iniziata a diminuire. I primi segnali di un cedimento dell'estate <coughs> inizieremo ad avere dal 12 agosto. Quando un'infiltrazione un depressionario proveniente dai Balcani interesserà il nostro paese portando prima precipitazioni sul lato Adriatico e durante la nottata tra il, tre, tra il 12 e il 13. Precipitazioni anche sul resto del centro Italia. Attenzione perché poi, proprio verso proprio a ferragosto ci sarà il definitivo crack dell'estate per almeno qualche giorno come possiamo vedere da queste immagini l'alta pressione dell'azzorri si alzerà sempre di più verso la Groenlandia e l'alta pressione per quanto riguarda quella africana si abbasserà favorendo l'ingresso di una perturbazione e aprendo la porta atlantica. Questo ovviamente creerà una reazione a catena che per qualche giorno staremo con temperature molto fresche e precipitazioni abbondanti su tutta la nostra penisola. Ovviamente in questo caso non si parla di precipitazioni a chiazzi, ma vere e proprie precipitazioni eh, anche mo localmente molto abbondanti, ma con i rischio di alluvioni e tensi temporali. Ma torneranno le vere piogge proprio nel giorno di ferragosto. Poi, dopo 17, è difficile fare previsioni eh, più precise, però, fino ad oggi, questi sono i segnali che ci stanno dando la maggior parte dei modelli e fanno ben sperare. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo ancora ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.